Salve a tutti amici, sono Nikron e benvenuti a Let's Play 3 dedicato a Victoria 2 Heirs of Darkness. Chi ha seguito i capitoli precedenti ha visto le mie gesta nel tentativo di espandermi in Asia, conquistando il regno di Corea. Adesso stiamo vedendo che una delle crisi mondiali sta per avere atto. Vediamo se l'Austria accetterà o scoppierà una guerra tra Francia e Austria. Vediamo un po'. Ecco, l'Austria ha accettato la proposta francese, cioè quella di liberare la Romania e renderla uno stato indipendente. Andiamo subito a vedere. Vedete qui? Eccola. Sia nell'influenza che come alleanza è entrato a far parte della Francia, quindi non è da sola. Questo è uno dei particolari in Victoria 2, appunto aggiunto con Heirs of Darkness, cioè la crisi, la possibilità di sposare una causa di una nazione soggiogata per renderla di nuovo giocabile. Infatti, di tanto in tanto, diverse nazioni chiederanno alle superpotenze di sposare la propria causa, quindi di farsi liberare o comunque di farsi aiutare in qualche modo. Il nostro obiettivo adesso è quello di riorganizzarci. Ok, adesso l'impero russo ha ottenuto la Mangiuria, quindi ce le troviamo proprio qui accanto. Cerchiamo una situazione di migliorare questa situazione per quanto riguarda l'impero cinese, è vastissimo. Cerchiamo di sbrigarci per quanto riguarda di occidentalizzarci, perché è uno dei punti focali. Se vogliamo avere una minima chance in un'eventuale guerra con l'impero russo, vediamo un po'. Cioè, noi ci dobbiamo porre diversi obiettivi, principalmente la Cina, poi di cacciar via gli invasori europei dall'Asia, quindi eventualmente la Spagna, la Francia e anche per le isole Sakhalin e per il Giappone qui al nord. Allora, io direi di riorganizzare l'esercito annullando questi irregolari, visto che sono le unità più scarse del gioco e effettivamente deboli da dover utilizzare proprio con uno scontro alla pari con altre nazioni industrializzate. Quindi vediamo un po' qua, spostiamo un'unità di fanteria, sì, visto, considerando che tutti ne hanno 4, perché questa deve avere 6, e la portiamo qui al nord all'armato Saka. Mentre iniziamo a reclutare 4 unità di cavalleria. Per iniziare a pensare al futuro. L'armato Saka si riorganizza. Esattamente con 21.000 uomini. La flotta è formata da 25 navi, 15 fregate e 10 navi da trasporto. Il sogno sta per realizzarsi, amici. Stiamo per occidentalizzarci. Vediamo un po' qui il giornale. La camera. Vedo che la cavalleria ancora non ha iniziato a prodursi, visto che ancora mancherà qualcosa.
È iniziata un'altra crisi. Transdanubia. Rivendicata dalla Confederazione Tedesca del Nord. Sarà difficile che questa, no, questa crisi finisca con una pace senza utilizzare le armi. E allora, ancora le cavallerie non hanno, manca il vino. C'è poca produzione di vino a livello mondiale. La mia economia sta andando a rotoli. Abbiamo bisogno di riforme fiscali, economiche. Io ho puntato soltanto sugli armamenti. Qui ancora manca tanto. Mi servono appunto quei 20 punti percentuali per riuscire a occidentalizzarmi. Ah, finalmente è arrivato il vino. Ah, la crisi si è conclusa tranquillamente. Meglio così. È stata reclutata la cavalleria. Ancora manca 500 punti circa. Con l'occidentalizzazione tante cose cambieranno, non avremo più così tanti conservatori, cambierà un po' tutto il sistema. Perfetto ragazzi, ecco, arriva l'occidentalizzazione. Andiamo a puntare subito sulle ferrovie sperimentali. Puntiamo il nuovo focus, adesso ne abbiamo due e come vedete dal 46esimo posto siamo passati al decimo posto, siamo una potenza secondaria. Finalmente ci voleva. Ora sarà più facile per noi ottenere quello che vogliamo. Iniziamo subito a sviluppare tre divisioni di artiglieria. Ovviamente, essendo una nazione civilizzata, industrializzata, abbiamo un'economia più volatile. Come vedete, ci sono prezzi che si bilanciano da un momento all'altro. E poi abbiamo anche la possibilità di accedere anche a risorse secondarie del mercato che solo le nazioni civilizzate possono accedere. Vedete? L'economia ha sbalzi continui. Ovviamente si iniziano a avere i vari sviluppi delle ricerche. Che pian piano si applicheranno e applicheranno il loro bonus o comunque malus, perché ci sono ad esempio delle ricerche che aumenteranno l'attacco delle divisioni, ma ne aumenteranno anche i consumi in carburanti o comunque anche rifornimenti, carburanti magari più avanti nella storia con i carri armati, gli aerei. Iniziamo a distribuire le nostre divisioni. Vedete, l'economia si sta un po' regolarizzando, infatti si mantiene diciamo tra i 300 e i meno 100.
quindi questi sbalzi si hanno, però ci sono diversi fattori che incidono su questo. Perfetto, abbiamo mandato i rinforzi alle truppe. Siamo già saliti in nona posizione. Sto flashpoint tension, dobbiamo per forza farlo aumentare. Allora, questo flashpoint tension dovrebbe essere la possibilità nel richiedere da parte della Corea l'intervento delle altre potenze per ottenere nuovamente l'indipendenza, quindi essere liberata. Più quindi salirà, maggiori saranno le nazioni che rivendicheranno la libertà della Corea, in primis l'impero russo che si trova qui vicino. Voglio cacciare via il Portogallo, ragazzi, voglio cacciarlo via. Si trova nella sfera di influenza della Spagna. La Spagna è alleato anche con l'Olanda, se non sbaglio. E poi ci sono le altre nazioni primitive. Allora iniziamo a prenderci. Acquisisci stato, sta sole. Perfetto. Aspettiamo. Già abbiamo beccato l'infamia. Ragazzi, siamo ottavi, quindi se tutto va bene saremo presto una grande potenza. La ricerca è completata. Iniziamo idealismo, che aumenta del 50% i punti di ricerca. E visto che noi siamo una nazione industrializzata ma tecnologicamente obsoleta, dobbiamo sviluppare maggiormente questo settore. Quindi più saranno i punti di ricerca, più veloci svilupperemo le nostre ricerche. È iniziata la guerra di secessione americana, infatti USA contro CSA. Vabbè, non è che i confederati hanno grandi speranze. Iniziamo subito la produzione di navi da guerra, solo ne abbiamo 82. Ah, vero, le navi da guerra vengono sviluppate solo ed esclusivamente dove c'è una base navale. Abbiamo ottenuto casus belli col Portogallo. Dobbiamo iniziare a produrre, a costruire le basi navali. Solo vedo che si è una per stato, quindi già una da quel lato c'era. Quindi qua a Wonju, l'altra la facciamo qua. Qua già c'è. Ah, vero, è con Jogoku, con Shikoku insieme. Kansai c'è pure, Kyoto, Kanto non c'è mare. Da questo lato, dall'altro facciamolo qua a Nagoya, questo facciamo a Morioka, l'altro facciamo ad Hakogate, stesso territorio. Perfetto, ne facciamo uno già qua, ce l'abbiamo a Bonin. Perfetto. Pluralismo. Miglioriamo le relazioni con l'impero russo. Quindi tranquillamente noi stiamo per sottrarre
il rango di gran potenza alla Spagna. L'Italia vedo che sta avendo la meglio con l'Austria. Perfetto ragazzi, siamo una grande potenza. E adesso, come tutte le grandi potenze, abbiamo la nostra sfera di influenza e possiamo iniziare a soggiogare le potenze, le nazioni minori, cioè per farle entrare nelle nostre scia, seguire i nostri usi e quindi avere anche la possibilità di portarli in guerra con noi. Puntiamo sui nostri vicini. Ovviamente adesso la Spagna è libera, noi siamo l'unica nazione a non avere, diciamo, delle nazioni satelliti, nazioni che, diciamo, abbiamo soggiogato con la nostra sfera di influenza. Vedo che l'impero cinese non si muove, resta a 0 punti, si trova già nella sfera di influenza della Russia. C'è qualcuno che è già in zuppa il biscotto. I conservatori perdono un altro punto. Anche la Spagna inizia a essere nella sfera di influenza della Gran Bretagna. Anche la Manciuria. Se ci sono alti e bassi, si scornano a vicenda. Perfetto. Questa è una bellissima idea, quella che mi è venuta in mente. Adesso possiamo sviluppare i corazzieri. I corazzieri sono unità molto più forti della cavalleria semplice. Quindi riuscire ad avere un margine abbastanza, un bel numero di corazzieri nelle divisioni farà la sua differenza. Quindi iniziamo a togliere un po' tutti questi cavalieri. Solo questa è l'economia troppo fragile. La Moravia è entrata in crisi. Ah, chiede a me. Cioè, sta chiedendo a me se supportare la loro causa o no. Di già. E io dovrei avere uno scontro con l'Austria. Rifiuto. E infatti, come vedete, la crisi è stata stroncata sulla nascita. Alla nascita. E per quanto riguarda, infatti, la Moravia è stata, il processo di crisi si è annullato. Ci sono un sacco di guerre. Io ho paura di sto impero russo, è troppo vicino. Miglioriamo un po' i rapporti con i Paesi Bassi. Sono abbastanza ad un buon livello con gli Stati Uniti. Vedo che effettivamente non serve un cavolo tenere l'impero cinese. Anche Guangxi non migliora di niente. Quello che cresce a dismisura è la Manciuria, visto che siamo anche confinanti. Manca poco per la tecnologia idealismo. Possiamo migliorare la sfera di influenza. Adesso limitiamo. Io voglio fare sti corazzieri che hanno, come vedete, un attacco completamente diverso, come la difesa pure. Cioè i consumi sono completamente diversi, come vedete hanno anche il consumo di risorse 130%, per
facciamo 6, 2 per armata. Cioè, i corazzi richiedono 20 di acciaio, che ovviamente deve essere acquistato. Però quelli che veramente sono problematici sono uno sguardo al 2000. Già al 2000 parlano. Cioè non siamo neanche nel 900. Siamo a metà dell'800 e già parlano del 2000. Futuro. Perfetto, Giulia, adesso siamo cordiali. Il nostro problema principale è che anche se noi cresciamo nei confronti dell'amicizia, nei confronti della Mangiuria, c'è sempre l'ostacolo impero russo che continuerà a ostacolarci, perché visto che anche l'impero russo confina, saranno attriti continui, e visto che loro hanno iniziato questo processo molti anni prima, saranno sempre un passo avanti. E allora la guerra civile americana quasi alla fine. Potenziale bellico americano fa schifo, soltanto 25. Allora, qui abbiamo già due corazzieri che li mandiamo subito a nord. Questi li mandiamo all'armata Kobe. Questi altri due all'armata Edo. Ovviamente da noi ancora la figura capitalista non esiste, o almeno è minima, quindi nessuno prende iniziativa sul costruire. Oppure effettivamente non vorrei che sia un problema di forma di governo, visto che siamo una monarchia assoluta, magari è proprio difficile da loro ottenere potere. Lo Stato vigila su tutto. Infatti volevo migliorare, ma è arrivato in tempo l'impero russo a fermare i miei obiettivi sulla Manciuria. Qua non si capisce più niente. Sono finiti i punti, ne ho soltanto due. Adesso siamo a zero in crisi. Adesso io ho la possibilità di schierarmi da una parte all'altra. Ungheria qui e tutti gli stati. Deve essere un leader per poter fare un'offerta in crisi. Li supportiamo o no? Questi sono benefici fiscali per la nostra economia. Infatti vedete, finalmente un po' d'aria fresca arriva. A questo punto facciamo questa almeno 29. Le nostre relazioni con i Paesi Bassi. Manca poco per le basi navali. Allora mi schiero dove si è schierato la maggior parte. Ora vediamo se l'Austria accetterà o no questa situazione, anche perché se no si troverà contro 5 potenze. Batti accettato. Come vedete non è tanto bello essere grandi potenze. L'Austria è stata costretta a mollare diciamo il 50% del proprio territorio, cioè questo perché si è trovata circondata da ben 5 nemici. Cioè io mi ci metto anche di mezzo, ma effettivamente ne abbiamo ben 3 accanto. L'Italia, volendo o non volendo, era, essendo nella sfera di Francia, sarebbe andata in guerra comunque, era praticamente era circondata.
sicuramente se avrebbe accettato una guerra avrebbe perso molto di più. Amici, qui si conclude Let's Play 3 di Victoria 2 Hearts of Darkness. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente grazie di tutto, grazie della visione e ci vediamo al prossimo video. Bye bye!